Chiama Giorgia. Ehi, come va? L'ho trovata finalmente. Davvero? Dimmi dov'è. Indovina? Dammi qualche indizio. Ma la zona... La zona è vivace. Si sente. Ma dentro è molto silenziosa. Ha una luce stupenda da ogni lato. Devi vedere che vista. Stile contemporaneo. Certo. E con un tocco tecnologico. Come l'hai arredata? Mi conosci. Solo il meglio del design italiano. Il salotto poi lo devi vedere. Dai, dimmi dov'è. Vicino alla tua. E tu? Dove sei? Sono appena arrivata a casa tua. Avevamo il sogno di far rinascere un brand storico dell'automobilismo italiano. Abbiamo lavorato su pochi ma essenziali elementi: eleganza, semplicità, purezza delle forme, unite alla grande tradizione del nostro marchio e ad una visione ambiziosa del nostro futuro. Volevamo trasmettere la sensazione di sentirsi a casa, in una bellissima casa italiana. Nasce Lancia Y edizione limitata Cassina. 1906 unità, tutte certificate, 100% elettriche, che da oggi si possono prenotare sul nostro sito lancia.it. Che cosa farà di nuova Y un'auto di successo? Innanzitutto partiamo da un grande successo, il successo della Y di oggi, quasi 40 anni di storia, 4 generazioni, 3 milioni di unità vendute, 1 milione di clienti affezionati che girano sulle strade italiane. In più la nuova Y porta indubbiamente delle novità sul mercato. La prima sicuramente il design degli esterni che si ispira al grande passato di Lancia, ma mai in modo nostalgico, lo fa sempre in modo molto moderno e contemporaneo, come per esempio nei fanali posteriori rotondi che chiaramente richiamano la bellissima Lancia Stratos. L'altro elemento di novità sicuramente gli interni, sono gli interni meno automotive sul mercato, in particolare quelli della edizione limitata Cassina. Insieme abbiamo lavorato per dare veramente una grande sensazione di eleganza, di comfort, un po' come sentirsi in una bellissima casa italiana. Quali sono le sfide che attendono Lancia nel futuro? La Y che presentiamo oggi è sicuramente la prima promessa mantenuta, una delle promesse del nostro piano strategico a 10 anni. Ce ne sono altre altrettanto importanti, sicuramente passare da un prodotto in gamma a 3 modelli che lanceremo nel 2024, 2026 e 2028, uno ogni 2 anni per avere il giusto tempo per far bene le cose, una dopo l'altra, passare dall'Italia all'Europa, ancora con gradualità, Olanda e Belgio a metà del 2024, Spagna e Francia alla fine del 2024, la Germania nel 2025 e poi così avanti gradualmente. La sfida di posizionamento, sicuramente a entrare con credibilità nel mondo premio, è una sfida che necessita grande lavoro e soprattutto grande qualità. Qualità nel prodotto, qualità nella strategia di marketing e qualità nel servizio che dovremo dare ai nostri clienti. Come mai avete deciso di fare una partnership con Cassina? Quali sono i valori che accomunano i due brand? La partnership con Cassina è iniziata da una chiacchierata che poi è andata avanti fino allo sviluppo del concept Pura HPE. Cassina ha contribuito moltissimo allo sviluppo di Pura e degli interni di Pura, poi dalle idee ai fatti fino appunto allo sviluppo di una vettura di produzione, la nuova Lancia Y in edizione limitata a Cassina, solo 1906 unità, una vettura in cui gli interni danno davvero la sensazione di sentirsi a casa. Il contributo di Cassina nello sviluppo dell'ergonomia, dei colori, dei materiali, degli interni è stato davvero molto importante. Il motivo per cui lavoriamo così bene insieme è sicuramente una comunanza di valori molto forte: l'italianità, la storia, l'heritage, ma anche la capacità di guardare al futuro con ambizione, quindi innovazione e ricerca.